Chiusura di trimestre negativa per Ryanair. Tra aprile e giugno il colosso irlandese dei voli low cost ha registrato un utile netto di 78 milioni di euro, in calo del 21% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, nonostante un incremento del traffico passeggeri pari al 3%. A pesare sulla flessione degli utili il prezzo del carburante, salito del 6%, e le vacanze di Pasqua, che essendo cadute alla fine di marzo sono rientrate nel trimestre precedente. Ryanair conferma comunque le previsioni di chiusura dell'anno con un utile netto compreso tra i 570 e i 600 milioni di euro.